In Abruzzo la ricerca di farmaci e vaccini utili alla lotta contro il coronavirus. Il settore farmaceutico rappresenta un fiore all'occhiello industriale della nostra regione, che negli ultimi 10 anni è cresciuto in termini di esportazioni di ben il 140%. E adesso i colossi nazionali e internazionali che operano in Abruzzo sono al lavoro su una possibile cura. C'era un bando di Innovative Medicine Initiative, che è un bando dell'Unione Europea che è molto importante sulla ricerca per quanto riguarda il coronavirus. Il nostro polo di innovazione Capitan, che insieme a 27 tra università e grandi imprese europee ha presentato un grosso progetto di ricerca proprio per quanto riguarda addirittura i farmaci e i vaccini, quindi uno studio approfondito su questo argomento. Il progetto che abbiamo presentato noi riguarda l'identificazione di farmaci e composti bioattivi per affrontare le pandemie attuali e future e lo sviluppo di test accurate e ultrasensibili per quanto riguarda per combattere questo virus, ma anche potenziali virus che dovessero presentarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Nelle misure per l'economia varate dalla Regione rientrano 5 milioni per l'innovazione tecnologica, di cui beneficerà il polo chimico farmaceutico, che comprende 59 soci tra aziende, istituti di ricerca e università. Ci sono 5 milioni che vanno a cofinanziare gli accordi per l'innovazione, e gli accordi per l'innovazione sono bandi nazionali del MISE, comprendono pure la ricerca. Noi abbiamo progetti presentati nel bandi accordi per l'innovazione del 2018, 17, 18 e anche il 2019. Siamo in attesa di avere la negoziazione con il MISE. Il fatto che la Regione Abruzzo abbia stanziato questi fondi è un fatto estremamente positivo. Nel mirino anche ulteriori bandi che vadano a sostegno di ricerca e sviluppo. Noi chiediamo che vengano rifinanziati quei bandi di ricerca e sviluppo per i quali l'Abruzzo negli anni precedenti ha avuto dei risultati eccellenti.